Ben tornati dunque al Palarcos, dove al termine del primo tempo la Tramec padrona di casa conduce sulla Solbat Piombino per 44-30, ha avuto anche 17 punti di vantaggio la formazione, anzi anche 18 punti di vantaggio la formazione di casa, che guardando il risultato dell'andata 7-2-6-1 in questo momento è avanti di 3 punti nel computo totale dei due confronti. Ovviamente bisogna attendere gli altri 20 minuti per verificare se questo risultato, questo punteggio sia veritiero di quello che si è visto in campo. Tramec ovviamente dominante a rimbalzo, perché ben 28 rimbalzi a 14, di cui 11 offensivi, però le percentuali al tiro non sono di quelle da ricordarsi: 54% da 2, 33% da 3 punti, dall'altra parte il 44% da 2 punti e il 18% da 3 punti. Fa la differenza tutta sostanziale sono i tiri liberi, 3 su 8 per la Tramec, 10 su 14 per Piombino, che ha recuperato più palloni rispetto alla Tramec. Piombino che si presenta in campo con Bianchi, Venucci, Pedroni, Gigena e Persico, Bedetti, Caroldi, Contento, Andreaus e Benfatto per la formazione di casa. Attacca Pedroni, in entrata al tiro, va a canestro Pedroni, 7 per lui, gran partita dell'esterno toscano di Edoardo Pedroni, classe 98. Ben fatto, infrazione di passi. Palla persa. Da parte della Tramec. Pedroni ancora per Persico. Bianchi. Gigena. Terzo di Andreaus. Terzo fallo di Andreaus. Attacca ancora la formazione ospite, Venucci, Struzzi e Bedetti. Lo scarico per Persico, sbaglia, rimbalzo di Andreaus. Contento, ben fatto, fallo di Gigena. E terzo e fallo tecnico a Contento. A Contento, terzo fallo. Non una genialata quella di Marco Contento. Tra l'altro ben fatto nello... Ben fatto dietro al Contento per la trave. Tra l'altro ben fatto nell'occasione, si è fatto male anche al dito. E Fontecchio va in lunetta al suo posto, poi tiri liberi per il tecnico Contento. Sbaglia Fontecchio, 3 su 9 dalla lunetta per la Tramec. Va a realizzare Fontecchio, 1 su 2. Sesto di Fontecchio, dall'altra parte Venucci, anzi è Gigena che è in lunetta per il tecnico Contento. Gigena non sbaglia, ringrazia del regalo di Contento, va a segno Gigena per lui, settimo punto, 45-33. Venucci, Gigena, ancora Venucci da tre punti, va a segnare, tre punti Venucci.
45 a 36, è costato 4 punti il tecnico contento. Che è in campo, Caroldi. Cerca la penetrazione, contento, tira, va a realizzare. 47 a 36. Bianchi sbaglia, rimbalzo di Andreaus. Ancora contento per Fontecchio e Benetti, Caroldi da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Fontecchio, ancora contento, 47 a 36 punteggio. Benetti tira, va a canestro, ottavo per lui, 49 a 36, più 13, più 2 nel computo totale. Venucci, Gigena, rischia di perdere la palla, Persico, spalla a canestro, Persico, gancione, il ferro lo aiuta a realizzare, 6 per lui, 49 a 38. Caroldi, Fontecchio, pallone per Fontecchio sotto canestro, sbaglia la stoppata di Persico, il rimbalzo di Venucci, contropiede per Gigena, tre punti di Gigena, transizione micidiale, 10 per lui, 49 a 41. Benetti, su di lui c'è Bianchi, Andreaus, Caroldi, Fontecchio, contento, tre punti, sbaglia, contento, rimbalzo di Gigena. Ancora il titolo argentino a portare la palla sopra metà campo. Persico, l'anticipo di Fontecchio, che però si palleggia sul piede, e poi nel tentativo di recuperare la sfera, contento, la palla sulla sua gamba, sfortunato Fontecchio. Entra De Martini, esce Caroldi. Fortunato Fontecchio aveva recuperato sfera. Il pallone gli ha rimbalzato sullo stinco. Persico. Venucci. Fallo in attacco di Persico, che si è mosso. Sei 16 da giocare, 49 a 41 per la Trame, sempre in costante vantaggio, ma con qualche calata di tensione di troppo. Ancora De Martini, Fontecchio della media segna, 8 per lui, 51-41. Vantaggio che oscilla tra gli 8, 10, 12, 13 punti. Venucci, Persico, spalle con Andreaus, tira Persico, va a realizzare, 8 per lui, 51-43. Fallo di Pedroni, questa volta è il terzo. Anzi, fallo di Gigena. Ben fatto e contento per Brighi e Andreaus. 11-2 giocatori a tre falli, sono contento e Andreaus. Brighi, De Martini. Pallone, non si è capita con Benetti, che è rimasto sul posto, non è scalato all'angolo, e palla persa, e 51 a 43 a 5:20 al termine. Persico, Benucci, scarica fuori per Bianchi, Gigena, tre punti, sbaglia, rimbalzo di Bianchi, lungo, spalle canestro con Brighi, difende molto bene Brighi. De Martini, slalom, tira, sbaglia, rimbalzo di Benetti, che
va a fare una gran bella cosa. Terzo fallo di Pedroni. Attacca la Tramec con Benedetti, sostituisce Pedroni, blocco di Benfatto, Benedetti scarica Benfatto dalla media, sbaglia, rimbalzo di Venucci, anzi di Pedroni, scusate, di Venucci, scarica fuori Gigena, Bianchi, che c'è il pallone per questo momento, ancora Venucci, step back sbagliato De Martini, Benfatto, pasticciano, palla recuperata. Bianchi va a realizzare il quarto punto, 51-45. Benedetti, Fontecchio, pallone per De Martini, palla persa e time out chiesto da un imbuffalito coach Giordani. 5-1 Tramec, 45 Solbat, linea alla regia. Si riprende sul 51-45 per la Tramec contro la Solbat Piombino. E intanto il pubblico di casa sa che è un momento delicato per la Benedetto e si alza. Rimessa dal fondo per la Solbat con pallone controllato da Venucci che lascia la sfera a Iardella. Supera a metà campo il figlio d'arte. Ancora Persico molto fuori. Iardella sostituisce Benedetti, raddoppio di Benfatto, la recupera Fontecchio. Pallone per Benfatto, ma la palla va data al play, non al pivot. De Martini dall'angolo, la tripla è corta, rimbalzo di Persico. 3:23 al termine, 51-45, Venucci si arresta, è improbabile pallone verso Persico, Iardella grida vendetta. De Martini sbaglia, un canestro già fatto, rimbalzo di Bianchi, anzi di Bianchi per Iardella. Forse passi e poi è Persico che commette infrazione di passi. 51-45, ma la Tramec che sono 4 minuti abbondanti che pasticcia in attacco senza muovere il punteggio, per fortuna che Piombino fa altrettanto. Brighi, ben fatto. Benedetti, Fontecchio, gran canestro di Fontecchio, 10 per lui, 53-45, 2:32 al termine. Iardella, Gigena molto fuori, Venucci, Persico,
Venucci fa saltare Benedetti. Commette fallo Benedetti. Terzo di Benedetti. Entra D'Alessandro per Brighi, entra Franceschini per Persico. Non cambia la struttura della squadra, tre piccoli più Gigena e Franceschini. Sorride Venucci alla curva dei tifosi della Tramec. Numero 15 Benfatto, terzo fallo. E anche terzo fallo di Benfatto. 53-45 Venucci in lunetta a segno. Sesto fallo subito, è in media campionato. 12 su 16 per Piombino e diventa 13-17 a quota 14. Mattia Venucci, pressing Benedetti, Benfatto, pallone per Alessandro Fontecchio, la schiacciata di Fontecchio di rabbia. 55-47, Fontecchio sta facendo un po' il diavolo a quattro in questo periodo. Gigena per Iardella, usa il fisico, rimbalzo di D'Alessandro e fallo di Iardella. E D'Alessandro va in lunetta. Fallo di Pedroni, fallo di Iardella, scusate, non di Pedroni. D'Alessandro si iscrive anche lui nei punteggi della Tramec. 5-6-4-7. D'Alessandro 2 su 2. E fa anche notizia, perché è l'unico che ha fatto 2 su 2 dalla lunetta della Tramec. Entra Locci, esce Benfatto. 9 a referto, manca appunto Locci. E 6 su 12 dalla lunetta per la Tramec, 1.35 al termine più 10, 5-7-4-7. Venucci la recupera Fontecchio, Benedetti prova a lanciare contropiede, Caroldi penetra, scarica Locci, vediamo se segna e sbaglia, un rigore clamoroso. Doveva solo appoggiare a canestro e fallo di Locci dall'altra parte. In 10 secondi ha fatto più danni lui che della Landini. Primo fallo, settimo fallo subito da Mattia Venucci, che anche all'andata nell'ultimo periodo fece un po' ammattire tutti. 5-7-4-7, Venucci sbaglia questa volta. Vediamo il secondo, va a realizzare. 15 per lui. Antisportivo Locci. Fallo antisportivo fischiato Locci. Secondo fallo. Intanto Bianchi sbaglia. Sinceramente non abbiamo visto la dinamica dell'azione, abbiamo visto l'arbitro con la selezione di fallo antisportivo. Palla pestata fuori da Venucci.
1-12 al termine. Certo che Locci tra canestro, fallo, fallo antisportivo. Scivola Bedetti, Caroldi, manca un minuto da giocare. D'Alessandro. Grande canestro, 59-48 di D'Alessandro. Gigena dalla media, non sbaglia. 12 per lui, 59-50. Terzo quarto di grande confusione in campo. Caroldi, Fontecchio, Caroldi, pallone per D'Alessandro, fuori per Bedetti. Non certo la specialità della casa, ma questa è importantissima. 62-50, raddoppio su Venucci per Iardella. Da tre punti Iardella, sbaglia e finisce sulla tripla sbagliata questo periodo. 62-50, Solba e Piombino, linea